Forse non lo sapevate, ma in Italia si mangia sempre meno pesce italiano. Brutto da dirsi, ma i numeri purtroppo non lasciano spazio ad alcun'altra interpretazione. Pensate che 2 pesci su 3, tra quelli che portiamo in tavola, non provengono dai nostri mari, cioè dal Mediterraneo. E così ci ritroviamo sempre più spesso a mangiare pesci di diversa provenienza. Spagna presi però sulla costa atlantica, Grecia, paesi scandinavi e così via. Non possiamo certamente dire che il pesce pescato in altri mari sia sempre e comunque inferiore a quello italiano. Il problema fondamentale però sta nel percorso che il pesce deve fare dal momento della pesca a quello della vendita. Nel caso del pesce italiano, il cosiddetto pesce a chilometro zero è plausibile che arrivi sui banchi della pescheria poche ore dopo, massimo 24 ore dopo essere stato pescato. Cosa che non sempre avviene invece con il pesce pescato in altri mari, specie se deve fare viaggi intercontinentali. In questi casi, infatti, il pesce è per così dire un po' meno fresco e quindi deve essere consumato in tempi assolutamente più brevi. L'etichetta è lo strumento migliore che abbiamo per tracciare la provenienza del pesce e pertanto anche delle sue caratteristiche. Secondo un regolamento comunitario, l'etichetta esposta sui banchi del pesce deve per legge contenere 4 informazioni fondamentali. Primo, il nome commerciale del pesce, e cioè il nome commerciale della specie ittica. Secondo, è se il pesce è stato allevato o pescato in mare, allevato negli impianti o pescato appunto nelle acque marine. Terzo, la nazione in cui è stato allevato oppure il mare in cui è stato pescato, catturato. Quarto, se il prodotto è stato decongelato. Eh sì, perché molti pesci provenienti da rotte intercontinentali vengono ovviamente congelati per mantenere la freschezza. Il pesce allora decongelato è pesce che è stato surgelato e poi quindi scongelato e messo in vendita. Spesso capita di trovarne sui banchi del pesce specie di provenienza appunto oceanica. Il problema è che non si può e non si deve ricongelarlo, altrimenti è davvero molto molto pericoloso. Ma questo il consumatore non lo sa e quindi si deve fidare del venditore. Il prodotto decongelato non è un prodotto di qualità più scadente, attenzione. Nell'uso casalingo dobbiamo però tenere presente che il prodotto decongelato va cucinato subito e naturalmente anche da parte nostra non ricongelato. Un altro problema poi è legato ai cosiddetti pesci sosia, cioè specie diverse ma dal punto di vista visivo appunto molto molto simili, pesci che somigliano tanto ad altri certamente più costosi e venduti perciò a prezzi più alti. Gli scambi possibili sono tanti, per esempio l'ala lunga al posto del tonno, la passera al posto del rombo, il lanzardo anziché lo sgombro. Attenzione, pesci assolutamente buoni dal punto di vista nutrizionale e dal punto di vista del sapore organolettico, ma certamente venduti però ai prezzi più alti perché molto simili, quindi il consumatore viene ingannato, ai pesci più rinomati. Un problema che riguarda il pesce importato, ma non solo, perché le frodi possono riguardare anche il pesce italiano. Peggio ancora quando compriamo filetti o trance, perché in questi casi riconoscere la specie di pesce diventa quasi impossibile, se non un occhio particolarmente espresso, esperto. Vi consiglio di avere un pescivendolo di fiducia per non acquistare un pesce per un altro e quindi per non farvi buggerare sui prezzi. Datemi retta.